Collegamento con noi. Buonasera. Ciao, buonasera a voi, ciao. Giorgia Telesforo, grazie per questo spazio. Al momento è a distanza, ma tempo un paio di ore e sarai, io mi permetto di darti del tu, mi scoccia dare del lei, qua ci vogliamo solo abbracciare e ballare. Sarai a Gioia del Colle. Sì, in teatro, al Teatro Comunale di Gioia del Colle per una delle tappe della tournée di Big Mama Legacy, che è il progetto che ho inaugurato un anno fa e del quale è stato pubblicato il nuovo album il 1° di marzo. Eccoci qui, Gioia del Colle al Teatro Rossini. Un capobanda in questa foto, chi c'è con te in questo tour? Beh, dei talenti straordinari con i quali ho registrato questa produzione per una delle etichette americane più importanti fra le indipendenti, che si chiama Rope Dope, sono alcuni fra i giovani talenti che ho incontrato nella mia carriera negli ultimi anni. Praticamente li ho svezzati e ora sono con me in tournée. Sono musicisti di primo livello che rappresenteranno nel prossimo futuro l'eccellenza della nostra musica in Italia e nel mondo. Gege, hai fatto radio, TV, ormai insomma grandi collaborazioni, tra cui quella con Renzo Arbore, ma come è cambiato il mezzo televisivo? Beh, intanto è cambiato molto perché è cambiato anche il pubblico, no? E da quando siamo entrati nell'era digitale sono cambiate moltissimo le dinamiche. E quando noi facevamo programmi in televisione, c'era un pubblico giovane che seguiva la musica per quello che era, la accoglieva a casa. Io ricordo che quando facevamo Doc su Rai 2, che era un programma vero, con artisti che arrivavano da tutto il mondo, i migliori di quel periodo, con la ripresa in diretta e dal vivo, riuscimmo anche a catechizzare tutta una serie di giovani appassionati. Fra questi, per esempio, c'era un giovanissimo pianista 17enne che era Stefano Bollani. E quindi abbiamo svezzato alcune generazioni di musicisti che oggi vanno in giro in tutto il mondo a proporre la loro arte. E oggi di musica, parlando di musica, non se ne fa più tanto in televisione, si preferisce produrre i talent show alla ricerca della nuova pop star, e quindi sono penalizzati i musicisti e tutti coloro che non rientrano negli stereotipi del genere, di quel tipo di sound. Però credo che si possa ancora fare qualcosa. E poi il pubblico oramai credo che subisca la televisione in qualche modo. Si fanno programmi che vengono confezionati scientificamente per quel determinato orario, quel tipo di pubblico, proprio per accaparrarsi indici di ascolto, ma non è con gli indici di ascolto che si può fare anche un discorso propedeutico per i ragazzi, che infatti si rifugiano tutti in internet utilizzando il telefonino. Ecco, una cosa che posso dire è che oramai la musica per le nuove generazioni non la si ascolta più, ma la si guarda, e questo è un problema. Se ti affidassero la direzione artistica della rete Ammiraglia Rai, in che percentuale metteresti più musica? Beh, ma insomma, la vedo veramente una cosa impossibile, ma se avessi, guarda, mi accontenterei di avere un piccolo spazio settimanale, anche di un'ora per fare cose belle, proporre i talenti. Ce ne sono tanti in Italia di tutti i generi, dalla musica classica al jazz, all'elettronica, nuovi cantautori che non trovano assolutamente esposizione. Quindi mi accontenterei di un piccolo spazio su una delle tre reti Rai. Sei mai stato un talent scout di talenti pugliesi, anzi, foggiani? Ma talent scout di talenti foggiani non lo posso dire, non so se ne ho avuti di foggiani nelle mie band, però so che a Foggia in questo momento c'è un bel movimento, e tra l'altro non dobbiamo dimenticare che a Foggia c'è uno dei migliori conservatori
italiani, a stretto contatto con il Teatro Giordano, che è un teatro storico, e quindi da quel conservatorio sono venuti fuori veramente musicisti incredibili. E poi c'è anche il dipartimento di jazz del Conservatorio di Foggia, che si trova lì sul Gargano, a Rodi Garganico, e anche lì vengono fuori dei meravigliosi musicisti, quindi c'è un bel fermento, ma in tutta la Puglia oramai è lanciatissima. Io per esempio stimo tantissimo i due salentini, i due fratelli Bubbico, Carolina e Filippo Bubbico, ma ce ne sono tanti. C'è anche Serena Brancale, che in questo momento è più devota a un sound più facile e commerciale con le nuove operazioni. Noi l'abbiamo come sgridata, troppe parolacce. Certo, perché noi le comprendiamo tutte quelle parolacce da pubblico, no? Però secondo te è un'operazione che sta funzionando? Beh, se è contenta lei, siamo contenti anche noi. Personalmente preferisco quando Serena fa cose musicalmente un po' più interessanti, però capisco che a un certo punto un artista voglia anche avere un ritorno, non solo economico, ma d'immagine. Siccome lei è devota ai social, con quell'operazione ha avuto quello che stava cercando, e quindi siamo contenti per lei. Tornando invece ai tuoi progetti, adesso è ancora in onda un programma musicale e televisivo su Rai 2, Appresso alla musica. Di che parliamo? Un'operazione nostalgia? Ma più che un'operazione nostalgia, credo che sia un'operazione interessante anche per il pubblico più giovane, perché mettiamo in onda dei filmati storici in questa seconda edizione, perché con la prima abbiamo presentato alcune delle performance più interessanti quando eravamo in onda con Doc, quindi vi parlo della stagione 87-88 con tutti quei meravigliosi artisti da James Brown, Miles Davis, Pat Metheny. In questa seconda edizione invece ci siamo concentrati sui grandi incontri di Renzo, che ha una carriera infinita, e quindi andando a rovistare fra le produzioni televisive abbiamo cercato di tirare fuori il meglio, e quindi il programma sta andando bene, stiamo andando avanti, siamo insomma avanti con la produzione che continuerà fino alla fine di maggio. Avanti tutta, vediamo questa clip. A volte ritornano, a volte ritorniamo. Gegè Telesforo, Renzo Arbore, Appresso alla musica. Premiata bottega di antiquariato musicale. Contri e appuntamenti musicali d'epoca, quindi oggi preziosi grazie alle teche Rai e a Rai Cultura. Appresso alla musica, da giovedì 4 gennaio su Rai 2 e da mercoledì 10 gennaio su Rai 5, in seconda serata. Luminarie pugliesi sullo sfondo, il nostro cuore batte ancora più forte. Hai detto che fruisci dei racconti di Renzo Arbore per la sua preziosissima carriera. Noi vogliamo fruire dei tuoi, e visto che non hai voluto avere le domande, noi ti facciamo delle domande anche un po' birichine. Ci sono stati tantissimi incontri importantissimi durante il percorso della tua carriera. Quale un po' ti ha deluso e quale invece nessuno può staccarti dal cuore? Beh, insomma, adesso cerco di capire quello che mi ha deluso, come è difficile, perché poi credo di aver incontrato grandi esponenti della musica, dell'arte, della cultura. Sono stato fortunato e posso anche dire di essermi trovato nel posto giusto al momento giusto. Ho girato molto, ho viaggiato, sono stato tanto negli Stati Uniti, fra New York, Chicago, Los Angeles. Sono stato anche, per dire, per 3 mesi al Paisley Park, lo studio lì a Minneapolis di Prince. Ho incontrato Prince, non posso dire che mi abbia deluso Prince, perché comunque era un personaggio un po' schivo, ma l'ho incontrato, e l'unica chiacchierata che ci siamo fatti è stata sul fatto, se mi chiese: ma tu sai ballare? Ho detto: ma insomma, non tanto, gli dissi. Ho detto: vabbè, se vuoi andare a ballare ti faccio andare nel mio club, The Glam Slam, lì a Minneapolis. E così la sera, invitato da Prince, andai a ballare Downbeat al Glam Slam.
Ma insomma, ne ho incontrati tanti, da Miles Davis a James Brown. Ho avuto la fortuna anche di intervistare, per esempio, Miles Davis, dopo anni che non rilasciava interviste, tornato a fare musica dopo un lungo periodo di pausa. Insomma, io sono abbastanza soddisfatto delle cose fatte, però non guardo mai al passato, sono concentrato sul futuro, ecco, sono concentrato su questi ragazzi che mi danno gioia, facciamo grande musica e quindi aspetto tutti gli appassionati a Gioia del Colle e naturalmente anche voi se avete la possibilità di raggiungerci. Solo se poi vieni a ballare con noi. E guarda, sicuramente i miei ragazzi vengono a ballare con voi. Io devo dire che adesso cerco di avere una vita molto più disciplinata, un po' per l'età, un po' perché mi sveglio molto presto adesso la mattina. Va bene, Prince sì, Telebari no, ce la segniamo questa. Io invece... No, però avevo 30 anni, poco più di 30 anni quando ero lì, adesso ne ho un bel po' di più, dai, il doppio ce ne ho. In super forma. L'episodio invece che ti è rimasto nel cuore da Quelli della Notte e l'Orchestra Italiana? Beh, l'episodio... Allora, di Quelli della Notte è stato proprio l'ultimo giorno di produzione perché non ci aspettavamo questo successo dirompente che ci travolse tutti e quando finì la puntata... tutte le sere andavamo a cena in un ristorante, quindi usciamo, però ci siamo ritrovati fuori lì dal centro di produzione di Via Teolada in Roma, con tutta Via Teolada bloccata, con le macchine, con la gente affacciata ai palazzi, con i carabinieri che ci scortavano fino alle macchine, perché la simpatia del pubblico per quel programma fu veramente qualcosa di unico. Credo di non aver mai più provato quel tipo di emozione, una cosa esaltante, però che chi fa televisione conosce bene. Abbiamo 2 minuti e 260 curiosità, quindi proviamo a bruciare quante più curiosità possibile. Volevo sapere, adesso sembra essersi sdoganata e avere eliminato da tutte quelle puzze sotto il naso tutto quello che circondava il pensiero sulla musica napoletana. Adesso è veramente anche per le nuove generazioni, penso a Liberato, Geolier, sì, ma tantissima musica anche ad Amici, nei talent, insomma, si respira una sonorità più napoletana. Lo vedi come un pro o c'è un altro lato della medaglia? No, personalmente da appassionato di tutta la musica e da musicista e uomo afro-meridionale, credo che l'utilizzo del nostro dialetto, e ce ne sono tanti, cioè se già pensiamo alla provincia di Foggia o alla provincia di Bari, a distanza di 15 chilometri cambiano proprio i fonemi e anche la gestualità. Per esempio sono anche contento che Serena stia utilizzando il barese, magari come dicevi tu con un po' meno parolacce perché noi le comprendiamo, però il suono proprio dei dialetti è affascinante. Per esempio la mia collega è una formidabile cantante, si chiama Daniela Spalletta, è una cantante siciliana, ha scritto negli ultimi anni credo una delle più belle composizioni, ma diciamo che a cavallo fra il jazz e anche la musica classica, che si intitola Zara ed è in siciliano, è di una bellezza, il siciliano suona proprio in maniera meravigliosa. Ma poi a me piace tutta la musica che arriva dal mondo, quindi ascolto, che ne so, da Nusrat Fateh Ali Khan, cantante sufi pakistano che ha fatto la storia di un certo tipo di vocalità, agli africani con i loro dialetti, gli indiani, sono affascinato proprio dai fonemi. Prendiamo, quindi, che sia appunti. Italiano non fa differenza, l'importante è che ci sia una bella melodia e un bel arrangiamento, insomma una bella composizione. Quindi prendiamo appunti sui tuoi consigli musicali. Adesso abbiamo 30 secondi, vogliamo rinnovare l'appuntamento a Gioia del Colle, ma tramite, riesci a darci l'appuntamento un po' con la tecnica scat, della quale tu sei padrone?
Beh, la tecnica sketch non prevede parole, prevede una sillabazione con un fraseggio musicale, quindi dovendolo presentare direi ci vediamo al Teatro Comunale di Gioia del Colle. Standing wow. Ovation per Gegé Telesforo. Thank you very much, Julie. Grazie mille, grazie per essere stato con noi e noi ci precipiteremo a Gioia del Colle. Grazie per la vostra simpatia e la vostra attenzione. Un abbraccio forte a tutti. Te ne sei pentito? Ammettilo. Julie, ti sei pentita di essere venuta in trasmissione con me? No, assolutamente. Meno male, anche perché mi serve un bastone sulla vecchiaia della mia vecchiaia. Io sarò il tuo bastone della vecchiaia. Diamo appuntamento a? A domani. Oh, è più allegra. A domani, mi crolla tutto a domani. Tantissimi super ospiti, sempre di portata nazionale, grazie per averci seguito. Speriamo che la tua voce torni, altrimenti domani ci sono solo io. Telebari lis, grazie. Thank you. Domani. Thank you.